Una volta che il patrimonio è stato perimetrato, potremmo dire, la consulenza finanziaria ci deve offrire indicazioni utili per capire la dinamica di questo patrimonio, per capire quali sono le principali fonti che lo alimentano. Non soltanto il risparmio, pensate, ma io posso avere un'eredità che alimenta il mio patrimonio. Dopo averlo perimetrato, averne capito le dinamiche e aver valutato quali sono le fonti che lo alimentano, la consulenza finanziaria deve darci delle risposte chiare per poter consentire a questo patrimonio di crescere, parliamo di accumulare, di conservarsi, quindi protezione, e di trasmettersi alle generazioni future. Accumulazione, conservazione e trasmissione sono tre concetti che evocano altrettante fasi diverse del ciclo di vita di una famiglia, che idealmente può essere diviso in quattro fasi. La prima è la fase di inserimento nel mercato del lavoro, la seconda è quella che chiamiamo di sviluppo, in cui iniziamo a consolidare il nostro ruolo nel mercato del lavoro e quindi iniziamo, possiamo dire, a far carriera. La terza fase è quella di massima, diciamo, espressione del singolo nel mercato del lavoro e quindi raggiungiamo il massimo in termini di professionalità e di carriera. La quarta fase è quella del pensionamento. L'accumulazione naturalmente è tipica della fase di inserimento e della prima parte dello sviluppo. La fase di conservazione va a collocarsi su quella di fine sviluppo, maturità, la trasmissione si colloca nella fase del pensionamento.